Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di Retro Computing. Oggi faremo un tuffo nel passato e andremo ad esplorare la retro rivista di informatica List. Maggio-giugno, numero bimensile del 1984, settembre-ottobre, numero bimensile del 1987, gennaio-febbraio del 1989, anche questo bimensile. Per chi volesse andare a ricordare altri numeri della retro rivista di informatica List, il link per scaricare altri PDF lo trova in descrizione. Non perdiamo tempo e iniziamo l'esplorazione con un tuffo nel passato. Maggio, giugno del 1984, lontanissimo 1984. Vediamo il numero di List di cosa parlavano. Questa era la copertina. Commodore Sinclair Sharp ORC1, novità scuola e computer. Texas TI-99, Digitech MPF2, Sega SC3000. Quindi un qualche home computer e delle console di gioco. Vediamo un po' questa rivista, cosa ci troviamo. Subito l'editoriale e poi il sommario, eccolo qui, editoriale, sommario, lista club, scuola e computer, dentro il computer, magazine, rubrica, fai da te, Texas, quindi subito le recensioni, Crick ZX81, VIC20, sono quasi 100 pagine. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Sì, c'è più o meno 100 pagine di roba. Ok, andiamo subito a vederci questa rivista, la pagina List della posta, del tempo, le disequazioni di secondo grado, scuola e computer. Ok, qui si parlava di disequazioni e un programma, questo è, odora tantissimo di Apple II. Vediamo un po' la ginnastica aerobica, Texas TI-99, qui sì, non c'era scritto nulla, ma era probabilmente per Apple II. Ginnastica aerobica, la coniugazione dei verbi, questi sono programmi per il Texas TI-99, lezioni di spagnolo, tutti i vari listati, coder decoder, renumber line, ORIC1, stanze, dame, Flying Simulator, Commodore VIC-20, eccolo, va bene. C'era il programma, accidenti, però ci voleva parecchia roba, guardate quante robe da mettere, insomma non era proprio tantissimo, però poi vi ci voglio a scrivere tutta questa roba. Falciatrice, ORIC-1, Dynamite, questi sono tutti i giochi. Blackjack, Commodore VIC-20, Navi, Battaglia Navale, Neve, Marzianetti, Kong, Otello, Commodore VIC-20, tutti gli stati, Commodore VIC-20, Extraterrestre, Sinclair, guardavi, la bella è scritta tutta questa roba, queste lì se non lo trovavi prima, se non prendevi sul disco, su cassetta, come facevi a metterci tutta questa roba, ci porti a cavarci l'occhi, c'era a sentirci male, scrive tutta questa roba, va bene, passiamo oltre. Dietro il computer, bit e byte, qui si dava informazioni, faceva educazione, bene, dentro il computer, ma che musica, computer, l'edicola di List, caccia al tesoro, istogrammi, valutazione di computer veloce, questa era un po' di pubblicità a colori, altri listati per CBM 64 Invader, un gioco. Se si chiamava List c'era una ragione. In cerca di amici, pubblicità, un altro CBM 64 listato di videogioco, casca tutto, va bene, corso basic per il Sega SC3000, altri listati, sintetizzatore CBM 64, sfida intergalattica per CBM 64, più che chiamarsi List, secondo me qui poi ci vendevano i dischetti o le cassette, perché a scrivere tutta questa roba c'era a sentirsi male. Va bene, vediamo un po', ci sarà sicuramente poi l'offerta compra programmi su cassetta o su disco, probabilmente su cassetta, perché ancora nel 1982 i dischi costavano un occhio della testa e poi della Commodore si spaccavano. Quindi vediamo un po', cioè List indubbiamente una rivista piena di listati, non c'è ombra di dubbio. Vediamo un po',
Ecco, sì, passiamo oltre. List di settembre-ottobre 1987 costava 5.000 lire, eccolo qui. List, ci abbiamo il busto del PC1 dell'Olivetti, oh man, c'è la sentissima tante le volte si vede. Un bellissimo Amiga 2000, Amiga 500, Commodore, sistemi MSX, ZX Spectrum, Sharp, MZ700, intelligenza artificiale, tecniche di computer grafica, prima lezione e poi introduzione al sistema operativo MS-DOS. Andiamo a bomba, vediamo cosa c'era in questa rivista, che cosa è cambiata, se è cambiata. Annunci qui li mettevano all'inizio e non in fondo. Sommario, compromendo, scambio alla posta dei lettori, cartoline, identikit, notiziario, recensioni, libri, MS-DOS, videogiochi, telematica, intelligenza artificiale, di tutto di più, tecniche di computer grafica, programmi. Questi erano su tutti listati. Va bene, andiamo un po' a vedere cosa c'è. Qui c'era la posta, pubblicità a colori. La famiglia di Amiga cresce ancora, è uscito l'Amiga 500, il primo home computer 16-32 bit multitasking, bellissimo computer. Amiga 500, qui si parla di tutta la bella recensione, 512K, 7 MHz, chip 68000, ok, un computer indubbiamente a 32 bit che era competitivo e a un prezzo economico. Amiga 2000, elemento uguale a quell'altro, l'unica cosa c'era l'architettura aperta. Ci ho fatto un podcast sia sull'Amiga 2000 che sull'Amiga 500, se volete li potete trovare nella playlist. Vediamo un po' Amiga 2000, architettura se ne parlava un po', di cosa c'era qui, pubblicità mescolata. Olivetti Prodes presenta il PC1, oi oi. Caratteristiche microprocessore 8088 512k, quando si va a vedere le risoluzioni video 640x200 in bianco e nero, mamma mia, ho detto tutto, va bene. Qui se volete ve ne andate a leggere la recensione del bidone del PC1. Nuove memorie di massa presentate dalla Commodore, un po' di recensioni di libri, introduzione al sistema MS-DOS. Ecco, indubbiamente questa rivista era cambiata, si dava più spazio alle recensioni di prodotti, articoli di divulgazione, videogiochi con soluzioni per andare a trovare, diciamo, i videogiochi, quindi era cambiata, non c'erano soltanto listati ma c'erano anche parecchi argomenti in più, quindi presentazioni, divulgazione, giochi, un po' di tutto. E poi ovviamente anche i listati, vedremo le basi logiche del Prolog addirittura. Vediamo un po', qui novità MSX, istruzione line degli MSX, e qui iniziamo con i listati, piccoli listati, corti, grandi e lunghi, cassette, qui cominciano la parte dei listati, qui se uno voleva si metteva a cavarci gli occhi e a troncarsi le mani a scrivere tutta questa roba qui. Il resto praticamente della rivista è poi tutta completamente dedicata ai listati, con qualche articoletto un po' in più sul per spiegare il programma che veniva dato insieme al listato. E poi sicuramente poi ci sarà Autosprite, anche la possibilità di comprare, penso questi qui c'era sicuramente anche per Olivetti Protest, per comprare questi programmi già belli scritti, perché obiettivamente a trascriverli ci voleva tempo, e poi ci si cavava l'occhi. Sharp MZ700, sempre poco sconosciuto in Italia. E poi mi sa che fra pochino siamo arrivati, sì, alla posta. Ok, passiamo oltre. Ultimo numero di List, gennaio-febbraio 1989, per chi volesse altri numeri di List, il link lo trova in descrizione di questo file per andare a scaricare altri PDF. Vediamo in questo ultimo numero di List di che cosa parlavano gli amici di List nel gennaio-febbraio dell'89. Archimedes, digitalizzatore video, accimenti. Amiga, telematica, tutto Videotel, Philips NMSTC 100, eccoci qui, Turbo Pascal per Macintosh, Freelance Plus by Lotus, elaborazione di immagini, corso di Pascal prima parte, reportage dagli States, la grande occasione, in regalo un adattatore telematico per Commodore 64. Ok, vediamo un po',
pubblicità. A colori, eccoci, c'era la posta, l'attualità, notiziario, hardware e software, spazio CAD, spazio Archimedes, computer grafica, elaborazione video, Amiga Corner, vetrina software, mondo DOS, linguaggi, appunti laboratorio, telematica, videotel, per saperne di più, programmi, list. Indubbiamente si vede, sembra che la rivista si sia allargata su tantissime altre riviste, su tantissime altre rubriche, pardon, comprimendo lo spazio dei programmi. Questo è quello che si ha come percezione un po' guardando il sommario. Vedremo se è proprio stato così. Invece di, diciamo, dare listati e basta con commenti dei programmi, ma diciamo trasformarsi in una rivista in cui, diciamo, c'era un ampio spazio di rubriche a cui poi dopo si dava anche spazio con in parte con i listati. Vediamo un po' che cosa c'è. Questo spazio della posta subito qui all'inizio: Commodore Point in bianco e nero, Amiga News, Macintosh si presenta alla ribalta, eccoci qua, immagini a colori, pubblicità, veniamo, pubblicità, questa di un Archimedes, eccolo qua, bello, bellissimo. Non fu mai spinto dalla Olivetti questo computer, Mannesmann Tally MT81, una stampante professionale per tutte le tasche, eccola qua, questa è una recensione, personal computer Philips NMS TC100, eccoci qua. Vediamo un po', Borland ci riprova e conquista il mondo Macintosh, il turbo per il Mac, quindi turbo Pascal Borland per Macintosh compilato. Freelance Plus, non solo Griff, ok, vediamo un po', AutoCAD, e vai, qui si comincia con vari listati per creare oggetti, Artisan più Professional Artisan, AutoCAD, What for Electronic Video Digitizer, questo è editing audio video. Corriamo in Basic, articolo per quanto riguarda la pagina mancante, ok, Super MSX2, video digitali, va bene, Amiga Disco, Amiga Spazio, Amiga Corner, po' di utility, cos'altro dire di Amiga, qui c'erano altri articoli sull'Amiga, sono le 5 ed un virus, e qui c'era un'amica che veniva a subire un po' di virus, software Commodore News, vetrina software, un comando al giorno in cui veniva spiegato il mondo MS-DOS, spiegato un po', non solo Basic ma c'è anche il Pascal, Turbo Pascal, va bene, errori di parità, cos'è questa roba qui? Nel bel mezzo dell'esercizione di un programma, accediamo al PC, ok, va bene, parity check con la memoria bollita, ai 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 ai, va bene, problemi hardware, una panoramica alla geografia telematica nazionale, va bene, BBS questi erano probabilmente, eh sì, BBS, va bene, telematica, il download in Videotel, che poi il Videotel sembrava una rete ma in realtà non lo era perché è una falsa rete, l'alleanza Videotel, Pantel, anello di congiunzione tra Videotel e commutazione a pacchetto, il download in Videotel, l'alleanza Macutel, porta portesi delle macchine utensili, libreria di routine in Basic per Commodore 64, e qui iniziano un po' di listati con vari programmetti, un po' per, alcuni erano corti, altri erano lunghi, un po' per Commodore 64, per Commodore 64, istruzione al linguaggio macchina del PC 128, addirittura, e chi se lo filava il linguaggio macchina del PC 128? Disperati proprio, mi sa che siamo arrivati alla fine. Sì, siamo arrivati alla, un po' di pubblicità, siamo arrivati alla fine, ok, per chi volesse altri numeri di list il link lo può trovare in descrizione, è possibile scaricare altri numeri della rivista in PDF, ciao, alla prossima.